Ciao a tutti ragazzi, bentornati su World True di Far Cry Primal. Allora, l'ultima volta abbiamo fatto conoscenza del Ludam Da e del Wenja Roshani. Ora andiamo direttamente dal Ludam. Who? Udam Sanshita. Quar Da. Udam Palhu Wenja Huguana. Mash damsham udam guar barta damas krawadan daf winja barda sakwi nay udam ay watani bar we do winja udam barash ay mask Saila si è incazzata perché giustamente abbiamo portato un Udam nel nostro campo Wenja e giustamente la cosa lì per lì fa storcere un po' il naso. Però in questo caso, dove lo troviamo ora l'Udam? Infatti è qui. In questo caso però praticamente ci serve perché ci ha aiutato o comunque ci ha insegnato a fare quelle bombe della pazzia che abbiamo visto l'altra volta che sono anche molto utili. Quindi, Saila, vuoi o non vuoi, Ludam deve stare da noi perché per il momento ci serve. Poi quando sarà il momento ce lo possiamo pure levare dalle scatole. Però per il momento ci serve, ora invece lo stanno, a quanto ho capito, lo vogliono affogare. Quindi non si immaginare cosa troveremo. Che ormai siamo nelle vicinanze, poco manca, e infatti. Benvenuto Wenja. Titolo strano. Ok, vediamo. No, allora dobbiamo direttamente entrare qui, mamma mia, cosa è? Tipo una specie di una caverna. Ah, e lì c'è Da. L'hanno già torturato, magari, non lo so. Vediamo se possiamo andare a parlare, sì, per forza. Da. Da. Wada Naika. Uchaman. Wada Shanshine. Ok, praticamente dobbiamo salvare Ludam, assurdo. Va bene, dobbiamo cercare di fermare l'acqua. Quindi dobbiamo bloccare con le pietre questi punti qui. E sono 4. Ok, uno l'abbiamo trovato. Prendiamo un attimino aria, se no qua ci resta pure Dakar. Ma no, che c'è pure l'azzannatore che rompe le scatole. Noi siamo in difficoltà, giustamente pure il pesce che ci rompe le scatole. Ok, qui. Dai. Ok. Livello dell'acqua sale. Allora, il prossimo dov'è? Lì sopra. Ma lì sopra non ci arriviamo. Quindi, vediamo l'altro è là sotto, ok. Forse quello là sopra, mi viene da pensare, l'unica cosa è che dobbiamo aspettare che aumenti il livello dell'acqua, perché non possiamo saltare in nessun modo. Ok, qui l'abbiamo bloccato. Ed è un altro. Il quarto, penso che ora ci siamo o quasi. Dai Dakar, forse dobbiamo salvare Da. Nel frattempo sta morendo male pure lui. Ok. Ce l'abbiamo fatta, meno male. Parla con Da, ok, quindi una scaletta. Ah no, c'è anche questa parte qui per risalire. Vediamo cosa ci dice Da. Da Uguap. Quai warha. Wenjai da barom. Sa krauhadan daf Wenjai. Dai squatti balhasa. Da mari, quai da shwada mari.
Shaja Shwadam Gwaifa. Gastia Malchasar. Quindi Takkar si è imposto con gli altri Wenja e penso che Benvenuto Wenja sia, tra virgolette, riferito a Da, che è come se fosse diventato effettivamente un Wenja. Il che è abbastanza strano. Torniamo al villaggio, vediamo un attimino se c'ha qualcos'altro da dirci, perché già mi dà disponibili le bombe dell'abbazia. Non so se ci darà qualcos'altro da fare, boh, non lo so, vediamo. Andiamo direttamente da... No, non si passa di qua, si passa da quest'altro lato. Stesso discorso, presumo, ci sarà anche con Roshani, Lizila. Boh, non lo so, questo lo scopriremo man mano. Intanto vediamo cosa ci può dire ancora da... Tuarshi kapal puri shwapa. Charsh mi shaha. Nada... Mariwalha Sarta Guarguai. Ok, quindi praticamente vuole che gli miglioriamo la capanna. Ok, le cose ce le abbiamo. Ok. E gli abbiamo migliorato la capanna a Da. E questo penso che ci porterà anche a delle missioni. Perché di solito quando ci sono le capanne spuntano anche le missioni, infatti. Vediamo cosa ci dice. Kapalpur d'acqua! Das Charge War. Ha! Kapalpur. Galaita. Kapalpur sasa na kwaita haita charge tam han yakikadav udam chartasu majish yaka chas kanhi tuta chas kani waidam. Mamma mia, che cosa brutta. Gli ha fatto un buco in testa. Cioè, ma perché lo voleva lui. Ed è abbastanza strano. Quindi a questo punto io andrei a recuperare in questo campo Udam la polvere di ossa. Non so come la potrà mai utilizzare sta polvere di ossa, però evidentemente lui ha detto che è grande rimedio. Quindi io presumo che gli faccia bene questa polvere di ossa, comunque lui la utilizzi, quindi cavoli suoi, non me ne frega niente. Ok, quindi stiamo entrando nel campo Udam. Qui già comincia a vedere qualcosa di brutto. Cosa dovrebbe essere? Comunque una bomba della pazzia, veleno, non so cosa sia questa nube verde, ma comunque non è una cosa che ci fa bene. E marca il guaritore Udam che fa la polvere di ossa che serve a Da. Ok, allora io da qua vediamo se posso passare magari di sopra, perché di lì, a meno che mi preparo un antidoto da utilizzare immediatamente appena finisco di passare lì. Boh, non lo so. Però mi sa che ci sono anche strade alternative, quindi seguiamo le strade alternative in quanto possiamo. No, 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 no. Non ci vedete. Un attimo, però non so se sono state allertate
Oh, meno. Mamma mia. Mamma mia. Oh, oh. No. No. Ok. Quali sono? Sono, presumo, quei tre. Gli Udam che dobbiamo andare direttamente a colpire. Trova e prendi la polvere di ossa. Quindi ci saranno tre punti dove ci sarà la polvere di ossa. Ok, quindi è andata la mia belva a... automaticamente a... ad attaccare quegli Udam. Io quindi farei una cosa più... più così. Sì, ho fatto la cosa bellissima proprio. Mi sono buttato nel mezzo e vabbè, io non... non è cosa mia giocare stealth. Penso che questo si sia già capito ampiamente. Allora, dov'è l'altro? Sto il cristiano qua sopra. No, vabbè, allora fanculo. Oh, oh. Oh! Ma perché mi ha intrippato col fuoco? Allora. Che bello, la mia belva è morta, quindi questo mi fa pensare che ci sia uno di quelli giganti che rompe le scatole. Ciao! Altro qua. Oh! Oh mamma mia, mamma mia! Oh, riprenditi, riprenditi! Allora, io non capisco però. Perché mi segnala da quel lato? Vabbè, niente, me ne frego. Andiamo avanti. No, 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 bravo. Ottimo. Qua bisogna fare il giro. Bisogna girare. Ehi. Tranquillo, tu devi stare. Ciao, 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 ciao. No, 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 mamma mia. Ok. Io direi di provare una cosa a questo punto. Io mi preparo le bombe incendiarie. Quantomeno le proviamo. Che sono le nuove bombe che abbiamo grazie a... all'Izilla. Vabbè, questi sono totalmente innocui perché comunque mi compaiono anche bianchi nella minimappa. Ok, io mi concentro direttamente su quelli rossi che non capisco. Alla nova, non capisco se sono però sulla parte rialzata. Ma perché mi dovete tirare queste cose? Pronto. Allora, tu, anzi, poi, ciao. Ok. La prima è andata a segno, la seconda penso proprio di no. L'altro è qua, mamma mia, l'altro non ti sopporto, figlio, non ti sopporta. A te, a tutti, non vi sopporta nessuno. Allora, dov'è l'altro? L'altro deve essere qua sopra, per forza. Vuoi o non vuoi, deve essere qua sopra. Perché non può essere, se no è trasparente, infatti. Se no poteva essere anche invisibile. Ma la nova... Muori! L'ho colpito? Non l'ho colpito? Ora sì. E questo è un altro. Poi ce ne dovrebbe essere altri due. Mi segna qui. Se... Ma la nuova, poi il fatto che ondeggia mi dà un fastidio. Ok, questo è morto. E l'altro dovrebbe essere qui sotto. Non lo so. Mi butto. Recupero un po' di vite, se no qua ci resto. Forse qua dè. Qua l'amico mio. Ciao. Ok. Dovrebbe essere rimasto soltanto questo qua bianco. Me lo levo giusto per completare. Sì, lo so che sono crudele, ma me ne frega niente. Ok. Devo trovare la polvere di ossa. Salve signora. Che praticamente sono in quei tre puntini gialli della minimappa. Anche se sono quattro. Boh, non lo so, vediamo. Quindi uno è salendo qui. Ok. Dove la trovo la polvere di ossa? Forse qua? Vediamo se la vista del cacciatore mi può aiutare. Fruga? Argilla? No. Fruga? No, polvere di ossa. Fruga? Argilla. Niente, qua c'è solo argilla e non ci interessa. Qui... vediamo. Argilla. Forse è concentrato tutto in una capanna sola. Penso. Non lo so, vediamo. Vediamo cos'altro c'è qua. Argilla. No. Quindi non ci interessa. Cos'è questa cosa fuori? Ah no, era un cadavere. Niente, era un cadavere. Allora, qui dentro ci sono altri tre, vediamo. Argilla. Argilla. E argilla, quindi veramente sono uno sfigato che su quattro ho beccato le tre sbagliate. E ora devo andare a prendere quella giusta, a meno che lo fa apposta il gioco per trollarmi, questo non lo so. Polvere di ossa, perfetto. Ah, uno solo devo prendere.
Ah, ok, quindi che cazzo me ne frega, io me ne vado. Fuggi dal campo Udam, da dove ero entrato. Boh, vediamo di qui. Posso anche togliere la lista del cacciatore. Cerco di scappare il prima possibile, perché non so se potrebbero spuntare anche altri Udam, è probabile. Prendiamo qualcosina che ci serve sempre, ci può sempre tornare utile. Ok, fuggiamo dal campo Udam, siamo praticamente fuori. Sì, siamo fuori. Vediamo se mi riporta automaticamente al villaggio oppure ci devo tornare io. Cosa mi dice? Cosa mi dice? Niente. Quindi torno al villaggio mio. Ok, il tuo villaggio. Così così vediamo un attimino se abbiamo qualcos'altro a questo punto da Dao. Comunque cosa farà con questa polvere di ossa, quantomeno lo scopriamo. Perché è ancora un'incognita. Ok, torniamo da Da, che è qui sulla sinistra. E poi un attimino volevo capire questo villaggio. Ah, ok, quindi possiamo aumentare ulteriormente, migliorare ulteriormente la capanna di Da. Va bene, quindi ora Da ce l'abbiamo qui davanti. Facciamo una cosa, miglioriamo sta capanna. Ok, sì. Ora che la capanna è migliorata al massimo, vediamo cosa ci dice Da. Shaskani ti vaidan. Guarda, Takar. Machi kabalpur gal. Nu da harha. Ok. E basta così? Qui c'è qualcosa da raccogliere, sì, carne. Basta così allora. Boh, forse per il momento. No, non lo so. Allora, quindi praticamente a questo punto, una volta che abbiamo parlato con Da, abbiamo anche la possibilità di parlare con Roshani. Roshani che troviamo qui. Eccolo qui, Roshani. Ai shin laushta muti saku shuenja wal kauhibi tahai salwaya umana ni kaujata isi lai sashman hatra shwagai masi wantar sashman dramash hashaugas taichash sashman tashyata Nu palhu enjai hatra da hata. Su gaujata ma u tuarshi suman. Umana! Mamma mia, Dakar è diventato spietato, non gliene frega più niente di nessuno. Qui abbiamo anche la possibilità per caso di migliorare capanne o cose del genere? No, penso proprio di no. Ciao Roshani. Allora, quindi praticamente dobbiamo andare a recuperare un qualcosa semi, a quanto ho capito, per Roshani. Bene ragazzi, quindi quello che ci ha chiesto di fare Roshani lo faremo nel prossimo episodio, per evitare che diventi troppo lungo questo episodio, appunto. Quindi ragazzi, io vi ringrazio per la visione e vi rimando al prossimo episodio.